fatto un'ora casale, come avete visto dalle storie, tutte le insegnanti contentissime, ci hanno fatto un miliardo di complimenti, e nel frattempo andavamo in onda su Rai 1 Linea Verde. Andate a vedere su Rai Play il video. Stiamo anche finendo di preparare l'aula per l'evento di domani. L'aula domani sarà tutta addobbata per Natale. Ci sono ancora pochi posti, potete iscrivervi per venire a provare a costruire Zippo. Come tutte le domeniche, anche domani ci travestiremo da qualcosa di particolare e viaggeremo questa volta nel tempo, perché io sarò vestito da Rex e Valeria da Kito. Saremo due animali strani. Sto già entrando nella scenetta di domani. Nel frattempo stiamo costruendo la stampante, stiamo andando avanti a una velocità impressionante, non vediamo l'ora di farla stampare. Ci siamo quasi. L'aula è prontissima e anche noi non vediamo l'ora che arrivino bambini e ragazzi per costruire insieme a loro Zipbot. Oggi saremo nella foresta equatoriale e viaggeremo nel tempo con Rex e Kito. E l'aula è già addobbata per Natale, guardate che bella. Vi aspettiamo come sempre alle ore 15 qua in sede da noi a San Michele, Alessandria, e mi raccomando, seguiteci live, avrete tutti gli aggiornamenti, le dirette su Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Un saluto! Kito, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Già, ma è stata molto dura, è troppo pericoloso così, non possiamo continuare in questo modo. Lo so Kito, hai ragione, ma non possiamo farci scoprire. Siamo riusciti a restare nascosti finora qui, in questa bellissima foresta equatoriale, e gli umani non ci hanno mai trovati. Vero, è proprio questa la nostra forza. Valorizzarsi al meglio, valorizzare le abilità di ciascuno e collaborare. Tutte cose che ho sempre perseguito prima di arrivare qui, ma sembravano fantascienza. Esatto, anche per me. Poi quando sono arrivata qui ho anche scoperto che questa community porta spazi temporali e il gioco è fatto. Kito, facile mica tanto. È facile aprirle quando si intravede un pericolo, ma poi sono ancora troppo macchinose. Qui diventiamo solita conta nella radura. E leggi un po' lo schermo, anche questa volta ne mancano 5 all'appello. Dai, non essere così pessimista, Rex. Aspetta ancora un attimo. Magari è solo questione di tempo, siamo appena arrivati anche noi. Dai, diamogli ancora mezz'ora. Vabbè, come vuoi, speriamo. Intanto facciamo un giretto. Siamo più persone insieme? No, Kito. Lascia stare, è troppo azzardato. Dai, ma smettila sempre, devi sempre bocciare tutte le mie idee geniali. Basterà fare delle prove, con qualche animaletto. Senti che bella idea. Prendiamo prima due piccole peluche e le mandiamo insieme in un altro anno con la zipline. No, mi si è staccata... Mi si è staccata l'elica. Questa è l'elica, fa vedere? Ma sì. Sai come funziona? Sì, con peli, mi fa ricordo. Bravissimo. Ma guarda, c'è un sacchettino. L'altro? Quello. Un altro... Qui ci sono gli animali. Ah, ma di finte, un altro... Vedi, qui ho messo il pericolo, poi c'è il leone, la gimbata. Cosa è successo? È saltata una cosa? Proviamo? Infatti! Sì. Questa catalelica? Sono quei due! Mi sa che dovete mettere... Ok, fermo un attimo! Mi sa che dovete mettere lo scotch sotto! No, non lo faccio! Tu! One! When! Go! Porta giù il filo, sta roba! Leva la testa! No, sei castrato! Porta giù il filo, sta roba! Fa fatica ad andare! Ma sì, ma... Allora, questa mano non ti serve più. Ok, fai una cosa, vuoi metterti il guanto di lama, non importa. Tieni con due dita qua, guarda dove ho le mani io. Ok? Allora, quando sei pronta, molli le due dita, ok? E fai andare l'elica, ok? Lancio il torso, attenzione! Prova. Vai. Sono incastrata. Ci sarebbe un lancio in corso, ma adesso lo sistemiamo. Gira. Devi girare. Così. Allora, poi devi girare così, devi girare nel senso che lanciare il lancio. Ok, questo. Okay. Okay.
caduto un bullone, meno male. Meno male. Tieni, te lo dai. 10. Tocca a me. 10. Hola. Presto. Occhio, qualcosa. Occhio, tiro solo con due mani, con una mano. Questa non ti serve. Ah, sono quella, okay. Scegli di mano usare. Secondo me è meglio quello che tieni da dietro così. Tieni due dita, guarda, ti bastano due dita. Perfetto, anche due, guarda. Prendilo con due dita così. Ok, sorto. Prova, lascialo. Perfetto. Ti tiro giù un colpino. Ok, allora ti basta solo una mano, quindi questa mano dimenticate. Ok, perfetto. Usa solo quella, perfetto. Quando sei pronta. Bravissima. Bravissima. Ci siamo divertiti tantissimo, come sempre. Tutti hanno fatto con il loro Zipbot sul filo, hanno imparato a caricarlo con l'elica per farlo andare sempre più veloce e in più l'hanno decorato con tantissimi glitter e brillantini. Il prossimo appuntamento, sempre qua insieme da noi ad Alessandria, è il 2 di dicembre con Rollo. Vi aspettiamo come sempre in tantissimi, mi raccomando, iscrivetevi perché i posti poi vanno a roba, se aspettate fino all'ultimo. La prossima settimana avremo un evento importantissimo, il Day One nel Principato di Monaco. Si svolgerà dal 28 al 30 di novembre e sul palco insieme a noi ci saranno i CEO delle più grandi multinazionali europee e mondiali. Per esempio ci saranno insieme a noi il CEO di Michelin, EasyJet, Airbnb, Virgin, veramente di ogni tipo e genere. Mi raccomando, l'evento è importantissimo, seguiteci come sempre su tutti i social.